L'affidamento è voler aiutare una famiglia ad uscire da un momento di crisi, di sbandamento, tutelando il minore, tutelando i bambini. Il fatto che nell'affido il bambino a un certo punto potrebbe ritornare a casa e uscire dalla propria famiglia è una cosa che personalmente non ho mai vissuto come un problema. Anzi, se posso dirlo, ho proprio scelto un affido per poter dare una mano anche alla famiglia in qualche modo che sta dietro questi ragazzi. La nostra bambina, dopo 3 anni che è con noi, l'abbiamo vista fiorire. È arrivata che non sapeva correre, che correva con la nostra figlia più grande ed arrivava sempre ultima. Ieri mattina l'ho portata a scuola e sono arrivati alla pari. Per me l'affido ha significato un allargamento e un arricchimento di conoscenze dell'altro, delle altre persone. Ho contattato situazioni che non avrei immaginato e ho anche capito che i bisogni dell'uomo, della persona, sono molto semplici. Si tratta di semplicemente offrire a un'altra persona, a un bambino, a una famiglia, qualche cosa che noi abbiamo o anche non abbiamo avuto, ma sappiamo che cos'è, sappiamo che cos'è, che ci è mancato, e quindi lo possiamo offrire all'altro. Quindi condividere un percorso, un cammino, fatto di piccolissime e semplici cose, crea dei legami che portano ricchezza, come se si creasse una famiglia umana, ecco, su questi percorsi, proprio un vero senso di famiglia. Ospitalità, avere appunto le porte aperte, avere disponibilità di tempo, di pensiero, di voglia di fare delle cose insieme. E poi c'è l'aspetto invece più intimo, più emotivo e più di impegno personale e collettivo. L'affido ha cambiato un po' tutti i rapporti interni della famiglia. È solo facendo il raffronto tra la famiglia di oggi e la famiglia di 4 anni fa che si capisce che qualcosa è cambiato. Ma non si può enumerare, non puoi mettere in fila i punti, non puoi pesare le cose che hai ricevuto. Riteniamo che sia giusto che loro tornino dalla loro mamma, perché hanno diritto di stare con lei. E lei ha diritto di stare con loro. Chiaro è che sarà faticoso, chiaro è che piangerò come una fontana quando andranno via. Quel giorno lì, cioè, ci saranno lacrime da parte di tutti, ma non penso che finirà lì. I rapporti con la famiglia di origine sono importanti. Il conservare dei buoni rapporti aiuta a far sì che l'affido possa avere successo. A dire la verità, all'inizio non è stata facile. Cioè, non è stato facile nel senso che non ci conoscevamo. Dopodiché, quel barriera che c'era, l'abbiamo tolto. Noi siamo tranquille, le cose le stiamo portando avanti con una certa tranquillità e la fiducia che c'è tra lei e me. E lei ci sarà sempre nella nostra famiglia e queste bambine anche. Quello che per noi questa esperienza è stata è veramente, come dicevo all'inizio, entrare in un mondo. Sai nulla. Abbiamo ricevuto un'esperienza di una persona che cresce, di un mondo intorno a lui molto complicato, molto complesso. È un figlio tuo, credo che sia parte del tuo mondo. Quando tu hai un figlio tuo, tu gli racconti la tua storia e tu gli racconti la tua vita. Quando è un bambino che viene da un altro mondo, è lui che ti racconta, tu gli puoi raccontare la tua, ma lui ne ha una grande storia da raccontarti. La vera grande è proprio questa esperienza, di prendersi cura di una persona, ma poi di entrare a contatto con delle realtà veramente, diciamo, diverse da quelle classiche di una famiglia tradizionale. Frequentavamo a casa famiglia, tramite mia sorella che lavorava lì, come ti ripeto, avevamo conosciuti questi ragazzi
e un paio di giorni alla settimana andavamo a prenderli tutti e tre. Al mercoledì che c'era il Champion, c'erano le partite, andavamo a prenderli alla sera, li portavamo lì a casa nostra, vedevamo la partita e poi li riportavo indietro. All'età purtroppo di 18 anni questi ragazzi lì non li tengono più. O si trovano in mezzo a una strada o li devono rimandare indietro al loro paese. Io poi quando ho sentito questa parola strada ho detto no, non è possibile. Ci hanno consigliato, dice, ma perché non provate a fare l'affido vero? Una persona in più da stargli addietro, da tirar grande, da far studiare, da mantenere, perché insomma è alla nostra età, però comunque si è fatto volentieri. Io ho conosciuto il bambino che è stato in affido con me per gli ultimi 6 anni. Tramite i servizi sociali, lui aveva 7 anni in quel momento e era appena quindi uscito dalla primissima infanzia e si è fidato di intraprendere questo cammino con me. Al momento, quando è partito il nostro progetto di affido, non avevamo un tempo stabilito davanti, quindi era chiaro per tutti e due che si sarebbe camminato insieme per un po'. E vedo che effettivamente per tutti e due noi questo cammino di accompagnamento alla crescita ha rappresentato un bel pezzo della nostra vita, ecco. Conosciuto l'affido attraverso un articolo di giornale che raccontava di questi bambini in cerca di una famiglia temporanea e c'erano molti più bambini che avevano bisogno che non famiglie disponibili. All'interno della famiglia ci sono delle energie che possono essere impiegate non solo a beneficio della famiglia ma a beneficio della collettività. Eravamo abituati ad avere comunque già la casa aperta e abbiamo pensato che questa ospitalità poteva essere estesa anche a qualcuno che in quel momento non conoscevamo ma che avrebbe potuto godere di questo tipo di ospitalità. E quindi è uno sforzo che fa tutta la famiglia e che va ben al di là dell'aggiungere un posto a tavola, naturalmente. Ho sempre pensato che i bambini meno fortunati, che non hanno avuto la possibilità di crescere in una famiglia dove c'è amore, accudimento e attenzione, fossero un po' figli di tutti, quindi anche nostri. Noi, una famiglia già numerosa di per sé, ci è sembrato la cosa più ovvia, dare la possibilità ad altri bambini di entrare a far parte della nostra famiglia e di poter crescere con due genitori e con dei fratelli. Ci sono dei momenti molto belli, insomma, di condivisione, di amore, di sensibilità che prima non avevo mai provato, insomma. Quando ti accorgi che riesci a provare a fare le stesse cose anche con un bambino che non è tuo, tutto si riempie di un valore in più. Sono rimasto un po' spiazzato perché non me l'aspettavo. Poi l'ho accettato perché ho detto che pensavo di tornare a me, che era una cosa molto bella, non solo per noi ma anche per lui. In comunità c'erano delle regole, proprio alcune volte erano pesanti per un bambino, e invece in famiglia loro ti facevano capire e basta. Gabriele, vuoi uscire, però tu devi essere consapevole che se prima ti davo tot, adesso ti do meno perché c'è anche l'altro fratello. E lui questo l'ha accettato. Tanto per dire, loro due si scambiano anche le mutande, le calze, tanto che sono legati. Si sono amalgamati subito bene, ecco, diciamo, no? Dove c'era uno c'era l'altro, si frequentava le compagnie assieme. Io lo considero come fratello. Decide di farla affido e poi quando questa cosa si realizza provi un grande sentimento di gioia, di emozione e di curiosità. Come quando uno è su un trampolino di 10 metri
e guarda la piscina, non si butterebbe mai. Il consiglio, anche l'invito, è di avere la curiosità di entrare in situazioni che uno non immaginerebbe mai di poter vivere. Allora in quei casi bisogna andare con i piedi sul bordo del trampolino fino al punto in cui a quel punto il peso ti porta in avanti e ti devi buttare. Siamo partiti con un affido part-time perché avevamo bisogno comunque di capire, perché conto è sentire quelli che l'hanno fatto, vedere le cose che funzionano, anche quelle che non funzionano. Un conto è provarlo sulla tua pelle. Abbiamo visto che tutto sommato si riusciva, che era bello, che era una cosa importante per noi, perché ci consentiva di restare aperti e è importante per quei bambini che avevano bisogno di cambiare aria per vari motivi. All'inizio abbiamo parlato con le nostre bambine e loro sono partite entusiaste. Poi nella realtà è stato un po' più complicato. All'inizio proprio hanno fatto fatica ad accettare di dividere il nostro affetto, non tanto di dividere i loro giochi. Quando poi hanno capito che questa cosa non era possibile, allora si sono molto rilassate. Io spero che veramente questa esperienza li aiuti a non chiudersi e soprattutto a non avere idee preconcette. Sono rimasto un po' spiazzato perché non me l'aspettavo, poi l'ho accettato perché ho detto che pensavo tra te e me che era una cosa molto bella, non solo per noi ma anche per lui. In comunità c'erano delle regole, proprio alcune volte erano pesanti per un bambino, e invece in famiglia loro ti facevano capire e basta. Gabriele, vuoi uscire, però devi essere consapevole che se prima ti davo tot, adesso ti do meno perché c'è anche l'altro fratello. E lui questo l'ha accettato. Tanto per dire, loro due si scambiano anche le mutande, le calze, tanto che sono legati. Si sono amalgamati subito bene, ecco, diciamo, no? Dove c'era uno c'era l'altro, si frequentava le compagnie assieme. Io lo considero mio fratello. Casa famiglia, tramite mia sorella che lavorava lì, come ti ripeto avevamo conosciuti questi ragazzi e un paio di giorni alla settimana andavamo a prenderli tutti e tre. Al mercoledì che c'era il Champion, c'erano le partite, andavamo a prenderli alla sera, li portavamo lì a casa nostra, vedevamo la partita e poi li riportavo indietro. All'età purtroppo di 18 anni questi ragazzi lì non li tengono più, o si trovano in mezzo a una strada o li devono rimandare indietro al loro paese. Io poi, quando ho sentito questa parola strada, ho detto no, non è possibile. Ci hanno consigliato, dice, ma perché non provate a fare l'affido vero? Una persona in più da stargli addietro, da tirar grande, da far studiare, da mantenere, perché insomma, è alla nostra età, però comunque si è fatto volentieri. Ho conosciuto il bambino che è stato in affido con me per gli ultimi 6 anni, tramite i servizi sociali. Lui aveva 7 anni in quel momento e era appena quindi uscito dalla primissima infanzia e si è fidato
di intraprendere questo cammino con me. Al momento, quando è partito il nostro progetto di affido, non avevamo un tempo stabilito davanti, quindi era chiaro per tutti e due che si sarebbe camminato insieme per un po', e vedo che effettivamente per tutti e due noi questo cammino di accompagnamento alla crescita ha rappresentato un bel pezzo della nostra vita, ecco. L'affido ha significato un allargamento e un arricchimento di conoscenze dell'altro, delle altre persone. Ho contattato situazioni che non avrei immaginato e ho anche capito che i bisogni dell'uomo, della persona, sono molto semplici. Si tratta di semplicemente offrire a un'altra persona, a un bambino, a una famiglia, qualche cosa che noi abbiamo o anche non abbiamo avuto, ma sappiamo che cos'è, sappiamo che cos'è che ci è mancato e quindi lo possiamo offrire all'altro. Quindi condividere un percorso, un cammino, fatto di piccolissime e semplici cose, crea dei legami che portano ricchezza, come se si creasse una famiglia umana, ecco, su questi percorsi, proprio un vero senso di famiglia. Pensato che i bambini meno fortunati, che non hanno avuto la possibilità di crescere in una famiglia dove c'è amore, accudimento e attenzione, fossero un po' figli di tutti, quindi anche nostri. Noi, una famiglia già numerosa di per sé, ci è sembrato la cosa più ovvia, dare la possibilità ad altri bambini di entrare a far parte della nostra famiglia e di poter crescere con due genitori e con dei fratelli. Ci sono dei momenti molto belli, insomma, di condivisione, di amore, di sensibilità che prima non avevo mai provato, insomma. Quando ti accorgi che riesci a provare a fare le stesse cose anche con un bambino che non è tuo, tutto si riempie di un valore in più. L'affidamento è voler aiutare una famiglia ad uscire da un momento di crisi, di sbandamento, tutelando il minore, tutelando i bambini. Il fatto che nell'affido il bambino a un certo punto potrebbe ritornare a casa e uscire dalla propria famiglia è una cosa che personalmente non ho mai vissuto come un problema, anzi, se posso dirlo, ho proprio scelto un affido per poter dare una mano anche alla famiglia in qualche modo che sta dietro questi ragazzi. La nostra bambina, dopo 3 anni che è con noi, l'abbiamo vista fiorire. È arrivata che non sapeva correre, che correva con la nostra figlia più grande ed arrivava sempre ultima. Ieri mattina l'ho portata a scuola e sono arrivati alla pari. Ospitalità, avere appunto le porte aperte, avere disponibilità di tempo, di pensiero, di voglia di fare delle cose insieme. E poi c'è l'aspetto invece più intimo, più emotivo e più di impegno personale e collettivo. L'affido ha cambiato un po' tutti
tutti i rapporti interni della famiglia. È solo facendo il raffronto tra la famiglia di oggi e la famiglia di 4 anni fa che si capisce che qualcosa è cambiato. Ma non si può enumerare, non puoi mettere in fila i punti, non puoi pesare le cose che hai ricevuto. Conosciuto l'affido attraverso un articolo di giornale che raccontava di questi bambini in cerca di una famiglia temporanea, e c'erano molti più bambini che avevano bisogno che non famiglie disponibili. All'interno della famiglia ci sono delle energie che possono essere impiegate non solo a beneficio della famiglia, ma a beneficio della collettività. Eravamo abituati ad avere comunque già la casa aperta e abbiamo pensato che questa ospitalità poteva essere estesa anche a qualcuno che in quel momento non conoscevamo, ma che avrebbe potuto godere di questo tipo di ospitalità. E quindi è uno sforzo che fa tutta la famiglia e che va ben al di là dell'aggiungere un posto a tavola, naturalmente. Per noi questa esperienza è stata, è veramente, come dicevo all'inizio, entrare in un mondo di cui non sai nulla. Abbiamo ricevuto un'esperienza di una persona che cresce, di un mondo intorno a lui molto complicato, molto complesso. È un figlio tuo, credo che sia parte del tuo mondo. Quando tu hai un figlio tuo, tu gli racconti la tua storia e tu gli racconti la tua vita. Quando è un bambino che viene da un altro mondo, è lui che ti racconta. Tu gli puoi raccontare la tua, ma lui ne ha una grande storia da raccontarti. La vera grande è proprio questa esperienza, di prendersi cura di una persona, ma poi di entrare a contatto con delle realtà veramente, diciamo, diverse da quelle classiche di una famiglia tradizionale. Con un affido part-time, perché avevamo bisogno comunque di capire, perché un conto è sentire quelli che l'hanno fatto, vedere le cose che funzionano, anche quelle che non funzionano, un conto è provarlo sulla tua pelle. Abbiamo visto che tutto sommato si riusciva, che era bello, che era una cosa importante per noi, perché ci consentiva di restare aperti, e è importante per quei bambini che avevano bisogno di cambiare aria per vari motivi. All'inizio abbiamo parlato con le nostre bambine e loro sono partite entusiaste. Poi nella realtà è stato un po' più complicato. All'inizio proprio hanno fatto fatica ad accettare di dividere il nostro affetto, non tanto di dividere i loro giochi. Quando poi hanno capito che questa cosa non era possibile, allora si sono molto rilassate. Io spero che veramente questa esperienza le aiuti a non chiudersi e soprattutto a non avere idee preconcette. Sia giusto che loro tornino dalla loro mamma, perché hanno diritto di stare con lei e lei ha diritto di stare con loro. Chiaro è che sarà faticoso, chiaro è che piangerò come una fontana quando andranno via, quel giorno lì, cioè ci saranno lacrime da parte di tutti, ma non penso che finirà lì. I rapporti con la famiglia di origine
sono importanti. Il conservare dei buoni rapporti aiuta a far sì che l'affido possa avere successo. A dire la verità, all'inizio non è stata facile. Cioè, non è stato facile nel senso che non ci conoscevamo. Dopodiché, quel barriera che c'era, l'abbiamo tolto. E siamo tranquille, le cose le stiamo portando avanti con una certa tranquillità e la fiducia che c'è tra lei e me. E lei ci sarà sempre nella nostra famiglia e queste bambine anche.